Emanuela e ben ritrovati sul mio canale di cucina, Cucinando per caso o per passione. Oggi facciamo un pollo ripieno al forno con patate. A me il pollo al forno con le patate mi dà tanto di festa, cioè proprio, sapete, quelle feste, una bella tavolata, si porta questo pollo con tutte le patate intorno, molto molto festaiolo come tipo di piatto. Vi lascio agli ingredienti e alla preparazione. Per il nostro pollo al forno con patate ci serviranno un pollo da 1,5 kg, 120 g di carne macinata di manzo, 60-70 g di pan grattato, scegliete voi se farlo un po' più consistente o meno consistente, un tuorlo, 12 g di sale per il nostro pollo, 30 g di pancetta tesa, uno spicchio d'aglio se vi piace, olio sia per le patate e poi per il nostro pollo, 750 g di patate a pasta gialla, poi ci servirà altro sale per le patate e poi i nostri aromi. Io metto rosmarino e poi un preparato per pollo. Mi raccomando che sia senza sale, senza glutammato, insomma scegliete un buon prodotto. Adesso ci prepariamo il nostro pollo. Io l'ho lavato bene, all'interno ho levato tutto quel sangue che c'è all'interno, quel residuo di interiora. Se ci sono dei peletti, delle piumette, voi sul fuoco lo passate velocemente sulla fiamma e poi una volta che si sono annerite le staccate. Prendiamo l'olio, vedete, io me lo passo sulle mani, poi lo metto sul nostro pollo, lo massaggio praticamente. Questo ci servirà a far attaccare più facilmente le nostre erbette. Poi ce lo saliamo dentro e fuori, mi raccomando. Io faccio dei piccoli tagli in modo che si insaporisce. Prendete un coltello bello tagliente come questo, in modo che infiliamo anche dentro un poco di sapore. Bastano dei taglietti non eccessivamente grandi. Ok. Cominciamo a mettere le nostre erbe. Insistete un po' sui tagli in questo modo. Se chiaramente a gusto, se non vi piace molto molto saporito di erbe, voi ce ne mettete di meno, è ovvio, però un po' ce ne vogliono, insomma, danno gusto. E poi io aggiungo un po' di rosmarino in più, perché mi piace molto il rosmarino. Ecco qui, ce lo mettiamo anche dentro, anche se mettiamo il nostro ripieno, così si insaporisce anche il nostro ripieno. Il rosmarino in questo caso non lo metto, tanto comunque nel ripieno metteremo un po' di aromi, al limite potete mettere anche solo il rosmarino o niente se non vi piace. Questi aromi di solito hanno anche il rosmarino, quindi è un'aggiunta in più perché a me piace molto. Adesso lo facciamo stare un po' così, in modo che si insaporisce bene. Se vi piace potete mettere anche dell'aglio in questi buchetti, potete mettere dei rametti di rosmarino addirittura, è a libera interpretazione. Io vi sto dando un'idea, una dritta di come poterlo rendere gustoso. E adesso passiamo alle patate. Per le nostre patate io ho sbucciato una patata e l'ho tagliata a metà e poi taglio di nuovo a metà
e questa metà me la divido in due e faccio questi pezzi. Perché dice fai tutta sta storia? Perché così, se abbiamo delle patate più o meno della stessa misura, le tagliamo più o meno della stessa grandezza, la cottura sarà più o meno uniforme, è tutto un più o meno nella vita. Professionalmente, tutte queste punte, prima di tagliare le patate, si squadra la patata e si fa insomma un taglio perfetto, ma noi lo facciamo a casa, quindi tagliamo in questo modo. Per la cottura delle patate io ho messo acqua con un po' di sale, l'ho portata a bollore e poi ho messo le mie patate e le faccio cuocere per 10-12 minuti da quando ricomincia il bollore. Devono essere, diciamo, quasi cotte, perché poi le condiremo con olio, rosmarino e sale e le inforniremo. Una volta lessate le patate, io le ho scolate, le ho messe in un colino, adesso le lascio stare un poco in modo che perdano un po' di acqua. Adesso che si sono intiepidite, ci condiamo le nostre patate e poi le inforniamo. Ho messo olio, adesso metto un poco di aromi per patate. E poi io aggiungo anche un po' di rosmarino che mi piace tanto. Se a voi non piace il rosmarino così piccolo, potete tranquillamente usare dei rametti che poi le vedrete. E poi il nostro sale. Non esagerate se avete messo il sale nell'acqua, come vi ho detto. Ce le giriamo e adesso ce le mettiamo in una teglia un po' più grande e le inforniamo fino a che sono dorate. Visto che queste sono cotte, le possiamo mettere anche a 220 gradi. Controllatele dopo 10-12 minuti e se serve giratele. Ho messo tutto insieme per quanto riguarda il nostro ripieno, quindi l'uovo, il pane, la carne, la pancetta, il rosmarino e il sale. Prendiamo il nostro bullo, ce lo mettiamo in verticale e ce lo riempiamo. Ora chiuderemo con uno stuzzicadente la pelle, vedete questa qua, in modo che rimane ben chiuso e dà anche un bel aroma al nostro pollo. Prima di infornare il nostro pollo, io l'ho messo su una griglia, su una teglia. Lo inforniamo forno ventilato per un'ora. Gli ultimi 10 minuti alziamo a 220 gradi in modo che il nostro pollo si rosoli bene. A metà cottura io ho girato il mio pollo, l'ho spennellato con i succhi che sono al di sotto e lo faccio fare anche da questo lato, visto che dall'altro lato è diventato bello croccantino. Il nostro pollo è pronto, io l'ho unito in un vassoio alle patate e poi lo sporzoniamo. Ho sporzionato il mio pollo, l'ho tagliato in due, ho tolto il ripieno, state attenti perché se è caldo si potrebbe rompere, lo facciamo comunque raffreddare un poco e poi lo tagliamo a fettine e lo serviamo insieme al nostro pollo. Buon appetito a tutti!